Sono Camilla, sono la mamma di Olmo, è un bambino con disturbo dello spettro autistico di 5 anni. Credo ci sia bisogno di raccontare che ci sono delle quarantene diverse. Olmo, ciao. Olmo, che è un bambino ancora quasi non verbale, sta raggiungendo la parola in questo momento, ha urlato in maniera molto chiara: andiamo al parco. Uno stato d'ansia legato alla chiusura di questa porta e all'impossibilità di comprenderne il perché, che non aveva soluzione. Tutto questo ci ha portato a chiedere al sindaco del comune di Milano di permettere alle persone con disabilità intellettiva di uscire. Questa risposta è arrivata direttamente da Regione Lombardia, quindi ci tengo a dire che in questo momento siamo fortunati. Adesso abbiamo bisogno di passare a una seconda fase delle nostre richieste. I bambini con disabilità intellettiva devono avere diritto a delle terapie cognitivo-comportamentali continue che hanno un valore medico vitale per le nostre famiglie. Questi bambini stanno regredendo quotidianamente. È necessario che le istituzioni adesso ci aiutino a tornare alla nostra normalità e alle nostre terapie. Un giorno come un altro di questa quarantena ci è arrivata una telefonata che ci chiedeva di guardare fuori dalla porta di casa nostra, e finalmente questa porta si è aperta e dall'altra parte c'era una scatola. C'è per i genitori una lettera, abbiamo delle bolle, degli animali, che sono delle piume colorate. Allora, questa scatola si chiama The Right Box perché è una scatola secondo noi giusta per i bambini con disabilità in questo momento ed è giusta perché salvaguarda un diritto fondamentale per tutti i bambini che è il diritto al gioco. In questo tempo di coronavirus per noi era importante far arrivare ai bambini con disabilità che seguiamo come associazione a Milano la possibilità di giocare. Che cosa pensa un bambino con disabilità intellettiva di questo tempo? Nella sua testa che pensieri si crea? Che risposte si dà a questo bambino nel momento in cui si è vista la sua vita interrotta nella sua routine, nella sua quotidianità? È il tempo giusto per imparare che in qualche modo tutti siamo delle persone che per vivere abbiamo bisogno dell'altro. Ciao. Ciao Olmo. Ciao. Allora io voglio